Salve, gente, sono Jack, benvenuti in questo video di Sekiro Shadows Die Twice. Non posso ucciderlo? Questo è inaspettato. Ricaricando è resuscitato, o comunque si è svegliato. Però non potevamo eliminarlo. Allora, video 28 della mia run. L'ho detto che sono no Jake? Non credo sia necessario. In ogni caso, qua c'è di nuovo sta scimmia. Non è che non c'era proprio tanto di utile contro queste scimmie di me. Forse il fischietto può essere utile. Lo proviamo. Eventualmente lo proviamo. Non si sono arresi con sta scimmia pazza. Ok, attualmente sembra uguale. Ma perché due volte? Ok, mi sa che non è considerabile come un animale questo. Boh. Addirittura ho consumato tre. Magari questo mi può essere utile. Quarantasette danari. Merda, merda, merda. Oh mio Dio. Ok, ora cambiano. Che cazzo? Ma no, ma dai, ma siamo folli! Ma siamo folli! Oh, vediamo se questa volta funziona il fischietto. Col cazzo, non funziona! Maledizione! Ok, calma. Aiuto! Allora. Ok.
Merda! Allora, calma. Ok. Avevo bisogno di riprendermi psicologicamente. No! Ma che cazzo? No, Madonna. Uno, due. Cazzo, sto attacco di merda. Grazie. Ok. È meglio parare, va? Ma che cazzo fa? Ma che cazzo fa L1 premuto? Perché? Ma che cavolo è successo? Boh.
Ma vaffanculo. Una tecnica ninjutsu che avvolge una spada nel sangue della vittima, estendendo la portata dell'arma. Wow, bellissimo! Settimana dopo, scoperta dal lupo dove è capitato un nemico con la lama mortale. Può creare una spada maledetta con il sangue versato. È simile alla lama mortale, ma non può uccidere gli immortali. Ma questa era un'altra scimmia? Quella era rimasta a terra? Boh. Non era così difficile, il fuoco ci aiuta tantissimo a eliminare l'altra scimmia che appare. E alla fine fondamentalmente bisogna stargli alle spalle. Perché degli spari? Boh. Bisogna stargli alle spalle quando fa tutti quegli attacchi strani, convulsi con la spada. È meglio parare, tanto basta più o meno a bloccare gli attacchi finali. Però voglio ricordare che noi avevamo già superato questa zona. Ma poi che cazzo è successo? Mi ha dato 3 grani tutti in una volta? Ma che cavolo? Boh. Fatto sta. Possiamo aumentare l'attacco, ma di nuovo ne abbiamo due? Non l'avevo già usato. Sono un poco confuso. Ah, scimmio guardiano e scimmio senza testa. Noi eravamo già scesi di qua, quindi stavo dicendo. Avevamo già raggiunto questa parte più avanti. Meno male che sono tornato indietro. Sempre i miei desideri di esplorazione. Se no non avessi. Non avrei. Che. Ma che cazzo? Ma ora perché c'è sto coso? Ma cos'è? Ma che cavolo? Continuano a succedere cose strane. Thank you.
Boh, così, 600 punti esperienza gratis. Che cazzo? Boh. Qui una volta c'era il tizio, poi non l'abbiamo fatto andare verso le segrete, dove subirà degli esperimenti e diventerà anche lui immortale. Poi dovremo affrontarlo, molto probabilmente. Oh. E questo però non l'avevo attivato. È arrivato qua, ma non avevo attivato. Non mi ero spinto più avanti. E meno male, se no non avrei incontrato la scimmia. Quindi questi sono considerati i primi 2 punti degli abissi. Poi ora ho sbloccato questo e siamo arrivati qua. Cosa sono quei fantasmi? C'è 1200 punti esperienza a botta così gratis. Che cazzo? Forse sono degli spiriti mandati per uccidermi. Cioè. È assurdo. Ci vorranno 30 secondi per ucciderne 4. Boh. Vabbè. Questo si chiama un punto di farming. Credevo vi fosse un oggettino, invece no. Una gallina. Una gallina pollo. Questo luogo è più inquietante che mai. Qui sì che diventa super platform il gioco, ancora di più di quanto non lo fosse già. Ah, sotto si può ancora scendere. Voci. Ma sono sempre tipo fantasmi. Che cavolo. Se conosci la via del Buddha, uccideresti qualcuno che vi si... Qualcuno che si oppone al Buddha. Esattamente. La persona si nasconde in un tempio più avanti. Un tempio abbandonato. Può darsi che la porta sia chiusa. Ok, quindi qualcuno ha avvolto il villaggio nella nebbia e nelle ombre per ingannare i cittadini e si trova in questo tempio. E la porta è il secondo piano, mi pare. Allora, il tempio abbandonato. Può darsi. Ok.
Cavolo, questi polli mi danno 128 punti esperienza. Dove siamo finiti? Questa zona? Non c'è nulla. Ok. Controllando bene l'albero perché con questa forma attorcigliata potrebbe sfuggirmi qualche oggetto nascosto da qualche parte. E qui posso arrampicarmi, credo, da sotto. Sono zone ancora. Ma come com'è stranissimo questo luogo. Ma cosa sono? Devo dire che trovo molto bello e rilassante riaffrontare di nuovo nemici che hanno più o meno forma umana. Cioè, sono tipo degli spettri, ok? Però almeno hanno forma umana, appunto. Ok. Yahoo! Oh. Mi sa che spesso non sono riuscito a premere L1 perché, cioè, a deflettere. Perché ho premuto forse L1 mentre il personaggio era sbilanciato o qualche cosa simile. Così? Wow, potrei avere il mio primo incontro con questo coso. Soldi, solo 47, non abbiamo guadagnato un solo soldo. Vediamo un po'. Cosa c'è qua sotto? Solo lui che protegge i tesori. È uguale. Questa però è una bella area per combattere. Oh, mio Dio, già quasi morto col terrore. È stato un piacere conoscerti. Ok. Ah.
Da qui continua la strada? Ma non me ne ero accorto. O è chiuso? No, questa parte sembra più alta. Ok. Con questi confetti otterrei una forza necessaria, forse a riuscire a danneggiarlo. Ma a questo punto non ha molto senso perché tanto vale usare i coriandoli. Ma quanti ne abbiamo? Solo 12. 12. Solo 6 di questo, è ancora più raro. Potrei provare con i confetti rossi ed eliminarlo con calma, farmando danni. Gli si può fare un primo colpo così. Ok, maledetto, è pure posizionato in un punto buono. No. Non sono interessato attualmente. Ma quello sembra un altro percorso. Non solo sembra, ma lo è. Ormai quando vedo questi cosi mi vengono in mente i serpenti, non ne posso più di sti serpenti. Vediamo un po' dove spuntiamo. Spero sia una zona extra. Ma sì, il tempio è là. È di fronte a Sekiro. E quello è il tempio, immagino, no? Però qua ci si può agganciare. Ma forse non da sotto. Ah, un altro ubriacone. Insieme alle scimmie. Che palle, è pieno di boss, non mi va di fare tutte queste battaglie. Vorrei un po' esplorare con calma. Ok, non mi ha visto. Mi sto indietro. Poverina, one shottata. Tokujiro il ghiottone. Boh, non so se è un moveset diverso. Ma soffrirai.
È finita, amico. Aia. E possiamo aumentare la nostra energia nuovamente. Ok, da qua credo si avanzi. Diamo un'occhiata qui sotto prima. Un oggettino. Idiot! Ma poi non posso andare lì. Ok. C'è qualche bossicello qua e là, però l'esplorazione è abbastanza tranquilla per adesso, piacevole. Ci godiamo l'aria, ci guardiamo un po' intorno, ma le zone sono più o meno lineari. C'è qualche bivio, ma non sono troppo fastidiosamente intricate. È un misto tra la foresta di Dark Souls 1, quella vicino alla zona dove si trova Siegfried, che c'è il cancello chiuso, la zona di santuario di Dene, non mi ricordo come si chiama. È un misto tra la foresta che c'è lì vicino, era lì vicino, mi pare dal lato opposto, se non ricordo male. La foresta che porta dove c'è l'idra. Tra quella foresta e la zona dove ci sono i serpenti su Bloodborne. Voglio colpire questo coso. Qua non si può. Non si può salire qua sopra. Ma può essere sia l'unico modo per raggiungere questa zona? Ah, ecco, si sale da qua. No. Abbiamo 7 cure. Boh, se c'è un boss possiamo farcela. Ma che cazzo? Ok, è decisamente mostruoso, ma magari non devo per forza ucciderlo. Ok, come non detto. Sono
Sono troppo ottimista. Nobile della nebbia. Canta, canta. Poverino. Madò, di botte. Che cazzo? Oh oh. Cosa? Aiuto. Oh merda. Oh oh. Oh merda, no. No, cosa ho fatto? L'aria è uguale, vero? C'è senza testa. Giusto? No. Ma sono scomparsi i nemici. Dannazione. Merda. Ah, vabbè, credo che qualcosa sfortunatamente ce la perderemo. Merda. Non mi aspettavo una cosa simile. I nemici sono scomparsi tutti, ma vabbè. Erano nemici di merda che non facevano niente, non avevano niente di particolare. Però il senza testa spero ci sia, dai, il senza testa ci deve essere. Non puoi togliermi il senza testa. Ah, ok, siamo arrivati all'entrata. Perfetto. Completiamo il giretto. L'esplorazione così è stata proprio top. Facilissima. Uccidi quel coso, poi tutto visibile, non ci sono nemici. È un po' triste come cosa. No, volevo colpire questo coso qua. Non succede nulla. Boh, qua abbiamo proprio sfasciato tutto. Allora, questo a che serviva? Tanto così. Non si può arrivare là. Si arrivava per forza da quella parte? Forse si poteva... No. Vabbè. Certo che è nemico strano, sembrava... Boh. Uno dei mostri strani alieni di Bloodborne. Sì, il senza testa è rimasto. E vai. E vai, amico. Ormai questo vecchietto vorrebbe vedere il Buddha tornare. Ormai. Ok. Un'occhiatina qua in giro. Io lì sopra c'ero stato. Sembra... Ah, avevo ragione forse. Quella creatura stava suonando forse quello shamisen.
Se, come si chiama? Se Samurai fosse venuto qui, si sarebbe trasformato anche lui. Magari nella boss fight ci sarebbe stato anche il Samurai, trasformato in fantasma che cercava di fermarmi. Boh, questi ancora compaiono. Avanziamo. Ormai siamo a 42 minuti di registrazione. Magari nel prossimo video provo ad eliminare questo senza testa. Se ce la faccio, andiamo ad affrontare anche l'altro. Adesso mi sento abbastanza potenziato. Boh, da sentirmi sicuro, ecco. Forse mi converrebbe dare un'occhiata anche all'altra area, però. Da qua ci possiamo arrampicare. Sì. Tutto a posto. Ok. Tutto regolare. Ah no, è cambiato. Decisamente. Curioso. Ok. Ok, sembrava stessi per entrare in una zona ampia, simile a un'arena. Dove avremmo potuto trovare magari una boss fight. Invece no. Oh mio Dio, no. No, devo scendere qua sotto, guardate quanto è larga. C'è l'idolo. No, che palle. Madonna santa. Cazzo, perché ho fatto sta cretinata? Ho spammato R2 per cercare di aggrapparmi al. Cioè, mi sono lanciato in salto perché volevo colpirlo con un salto quando è finito in quel punto. Ma in realtà poi lui è caduto. Cioè, avevo paura che si sarebbe alzato e mi avrebbe spammato gli attacchi da lì. Dannazione. Invece no, è caduto di sotto. Mi sarei potuto occupare tranquillamente dell'altro, curarmi. Dannazione, siamo morti di nuovo. Ultimamente comunque non muoio quasi mai. Muoio solo, magari sì, qualche volta contro qualche boss, giustamente. O per qualche stronzata tipo questa. Tipo, siamo morti contro una scimmia una volta e poi. Da quant'è che non muoiono? Ormai nemmeno me lo ricordo. Comunque questa cosa è una bastardata. Immaginate una partita no damage. Arrivare qua. Bruttissimo. Vabbè, come anche nel castello di Ashina, quando devi fare lo stesso tratto in maniera simile. Probabilmente i giocatori cercano di lanciarsi da qualche parte
E aggrapparsi al volo con un rampino. Con un rampino. Con il rampino. In un ramo, qualcos'altro. Tipo forse da qua. Sì. E quell'albero? Ah, forse si può andare da lì e poi col lancio aggrapparsi qua. E uccidere intanto uno in basso. Esatto. L'aria non è regolare, dannazione. Vabbè, credo che una volta sceso potrò andare ovunque. Acqua. Quello è un altro dei tizi viola. Ah, sembrerebbe lui. Qua posso risalire e andare in quell'altro punto. Ormai qua ci volevo andare, così poi non dobbiamo tornare indietro. Beh, credo che a quel punto sia facilmente raggiungibile anche dall'altro lato, da sotto. Diamo un'occhiatina qui. Quello mi ha sentito, sì. Ok. Un venditore. Ah, quindi da qua si poteva salire facilmente. Però non mi ha lasciato in pace. Merda. Amico, io volevo esplorare solo un attimo questo punto. Wow. Vabbè, ne approfittiamo. Quindi per risalire, come cavolo si fa? Come si risale là sopra? Non si può risalire. Questo non me l'aspettavo. Wow. Sarai felice, immagino adesso. No!
Vabbè. Come risalire lo scoprirò in un altro momento. Grazie per essere stati con me. Scusate se il video si è prolungato, ma mi è sorta quest'altra curiosità in corso d'opera. Ho fatto bene allora a dare un'occhiata più attenta in alto, almeno non ho paura di essermi perso qualcosa. Ci vediamo nel prossimo video. Saluti da nuovo Jake.